C'è un calendario ricco di appuntamenti grazie all'orchestra Brixie e Armonie e ne parliamo con Mattia Petrogalli, presidente, buonasera, Buonasera, buonasera. e con Serena Zanetti, vicepresidente, Buonasera, buonasera. buonasera. Allora, diciamo, un sacco di appuntamenti, molti molti programmi. Si parlerà di un evento previsto per l'8 luglio e poi ancora ci sposteremo verso il comune di Bagolino, al Cinema Ozze, e poi ancora un concerto a Sarni con Nuvolento e tanto tanto altro ancora. Vogliamo dare la parola subito al Presidente? Sì, abbiamo una stagione estiva molto ricca, mettiamola così. E inizieremo col presentarvi il prossimo progetto che si ricollega al bando europeo che abbiamo già presentato poche settimane fa, sempre in questo studio, che è il nostro progetto A Delivery Orchestra, un progetto finanziato dai fondi europei di solidarietà, l'European Solidarity Corps, e che vede la nostra orchestra impegnata in varie partnership sul territorio della provincia di Brescia con varie amministrazioni e altre associazioni bandistiche del territorio. E appunto il prossimo evento si terrà l'8 luglio a Pontecafaro, nel comune di Bagolino, e vedrà impegnato il nostro decimino di ottoni, cioè non sarà l'orchestra intera, che normalmente un'orchestra a fiati si compone di legni, ottoni e percussioni, ma sarà soltanto la nostra sezione di ottoni, quindi trombe, tromboni, corni, bassi tuba, e ci vedrà appunto impegnati in questo programma tutto dedicato alla musica da film. E eseguiremo varie colonne sonore che non spoileriamo questa sera, però il fulcro è appunto sì, un concerto dedicato a qual è il rapporto soprattutto tra la musica e l'immagine. Non è soltanto il film insieme, ma proprio il rapporto musica-immagine. E l'evento si terrà appunto l'8 luglio presso la chiesa di San Giacomo, in località San Giacomo di Pontecafaro di Bagolino, e si terrà alle 20:45 e sarà preceduto nel pomeriggio da una cosa un po' particolare che lascio appunto a Serena. Perfetto, Serena, a te la parola. Sì, l'evento sarà preceduto da un workshop come tutti i nostri eventi antecedenti di questo bando che abbiamo vinto, ma sarà un workshop un po' diverso perché fino ad ora i workshop sono stati tenuti tutti nelle scuole e invece questa volta sarà rivolto a tutta la popolazione del comune di Bagolino. E, i partner di questo evento sono appunto il comune di Bagolino e la banda di Storo. Il workshop verrà tenuto da un nostro associato che è Martino Bazzoli. E in seguito la banda di Storo presenterà gli strumenti alla popolazione e attiverà, si spera, un processo per cui la popolazione possa iniziare un percorso musicale con la banda. E ci sono molti molti eventi estivi, giusto? Lo chiedo a te perché vogliamo parlare della collaborazione con Oz. Sì, esattamente. Abbiamo attiva una collaborazione con Oz che festeggia 5 anni quest'anno e il festeggiamento sarà il 12 luglio con un evento che si terrà al Cinema Oz di Brescia e suoneremo la colonna sonora di Mission Impossible in sala prima della proiezione del film. E infatti abbiamo fatto ieri sera un altro evento insieme ad Oz per Indiana Jones che si è svolto nella stessa modalità. E com'è andato? Benissimo, l'affluenza era molta, la sala era piena e il pubblico era contentissimo. Diciamo che il cinema ha sempre un Dolby Surround perfetto e quindi l'acustica è meravigliosa, ma con un'orchestra presente c'è Esatto, un valore aggiunto esatto, esatto. decisamente. Sì, per noi è sempre una grande esperienza anche perché ci piace allargare i nostri orizzonti e coinvolgere più pubblico possibile anche per farci conoscere su tutto il E territorio. l'acustica di una sala cinematografica penso sia buona. Sì, è un po' complessa per noi Ah. perché risulta abbastanza secca e quindi avere un ottimo prodotto musicale ha bisogno di molta precisione, Ecco, però vedi, perché ci siamo abituati nel corso degli anni. attutisce e compatta un po' il Esattamente, rumore, esattamente, sì. E immagino. Poi? poi replicheremo nei prossimi giorni, domenica 2 luglio, al Cinema Colosseo di Milano, lo stesso evento che abbiamo fatto l'altra sera e sempre per Indiana Jones, antecedente al film, suoneremo la colonna sonora in sala. E se non sbaglio ci sarà un ospite speciale, Sì, Mattia. ci sarà un ospite speciale appunto per questa. Ieri sera è stata la prima uscita di Indiana Jones, il quinto film, sesto, non mi ricordo, ne fatti tanti. E avremo un ospite speciale che è il doppiatore ufficiale di Harrison Ford. E quindi al Cinema Colosseo di Milano avremo anche la presenza del doppiatore ufficiale di un grandissimo attore che conosciamo tutti. Quindi sarà una serata un po' speciale. Ma come nascono queste collaborazioni?
Queste collaborazioni nascono fondamentalmente da come ci piace pensare la nostra attività. Nel momento in cui una realtà artistica associativa pensa la propria attività, non dico, sì, come una sorta di servizio, come una sorta di attenzione particolare a tutto quello che si muove attorno nel territorio, a livello di altre associazioni, altre realtà. È come se queste cose poi naturalmente nascessero da quello che è l'atteggiamento culturale per eccellenza, cioè guardarsi intorno, ascoltare gli altri, cercare gli altri. E sono molto belle anche perché appunto scaturiscono da una passione comune fondamentalmente. Cioè una sala cinematografica che ha l'interesse a contestualizzare la propria attività, come fanno Oz e il Regno del Cinema, con tante altre attività, quali l'azione di cosplay durante le proiezioni oppure la nostra presenza come orchestra, testimonia appunto il fatto che c'è questa ricerca, c'è la ricerca di aprirsi. E noi accogliamo sempre questi stimoli perché sono fondamentali, perché se non ci si apre, Fanno se non si vivere la cercano gli nostra altri, fanno associazione. vivere, esatto, ci danno proprio Danno il linfa senso. all'associazione stessa Esatto. e anche un senso. Mattia, Gemme del Liberty, Sarnico, che succede? Allora, questa è una produzione molto particolare e innanzitutto è un evento promosso, anzi, promosso, è un evento organizzato dalla Proloco di Sarnico, perché sul territorio di Sarnico ci sono parecchie ville di epoca Liberty molto belle, alcune aperte al pubblico, altre private, e si è creata questa collaborazione tra noi, la Proloco di Sarnico e anche altre realtà associative a noi affini a livello di attività musicale, che sono l'Orchestra dei Fiati Valle Camonica e l'Orchestra Fiati Musiche di Gazzaniga di Bergamo, che ci esibiremo in 3 serate distinte. Cominceremo noi il 22 luglio, poi ci sarà, mi pare, l'Orchestra Fiati Valle Camonica il 29 luglio, mentre il 30 l'Orchestra Fiati Musiche. E presenteremo questo programma appunto legato al contesto, quindi le Gemme del Liberty. Noi presentiamo questo programma che si chiamerà I primi del Novecento tra suoni e forme. Quindi cercheremo proprio anche qui il dialogo col contesto, non andare lì e presentare un concerto avulso da tutto quello che è appunto il contesto anche architettonico, anche culturale della zona, ma cercheremo di far rivivere a chi verrà a ascoltarci le atmosfere di quel. Perdonami, le immagini che noi stiamo vedendo mi sanno di flash mob, o sbaglio? Sì, questo è un reperto storico quasi, Sì. oserei dire. È un flash mob che abbiamo fatto in collaborazione per Librixia, mi sembra, quindi in collaborazione con la BCC Agro Bresciano, che è sia il nostro sponsor, sia lo sponsor ufficiale di Librixia. Avevamo organizzato appunto questo flash mob nel 2014 No, 2015, più avanti? 2016 Però siamo forse. tanto giovani, Siamo tanto giovani, sì. eh. So, In Piazza è Vittoria. passato molto tempo. Sì, cioè, documenti come questo penso dimostrino anche la grandissima crescita e il costante impegno che la nostra associazione ha avuto e Certo. continua ad avere, Ci insomma. spostiamo non volendo invece per un altro concerto, per le festività della Madonna della Neve. Sì, anche qui ci si ricollega ancora a Delivery Orchestra, al bando appunto che abbiamo organizzato, perché questa collaborazione con l'amministrazione di Nuvolento nasce dal primo evento di questo bando, che è stato fatto il 21 gennaio, e appunto diciamo che è nata questa collaborazione con l'amministrazione, che ci ha voluti per celebrare le festività della Madonna della Neve il 5 agosto, e quindi riproporremo di fatto parte del concerto che faremo a Sarnico il 22, e questo tipo di eventi sono appunto la testimonianza che il contatto, la partecipazione, la ricerca reciproca porta poi alla nascita di belle storie, belle esperienze, belle collaborazioni, perché comunque per noi farci vedere sul territorio è sempre una cosa assolutamente positiva. Certo, sul territorio ma anche nella rete, vogliamo dare qualche dritta, Serena? Assolutamente. Potete seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, entrambe con il nome Orchestra di Fiati Brixi Armonia, oppure sul nostro sito web che è brixiarmonia.com. E a questo proposito ricordo a tutti quanti che da 2 anni abbiamo attivato il 5 per 1000 e di conseguenza
conseguenza potete decidere di devolvere il vostro 5 per 1000 alla nostra associazione per permetterci di crescere e procedere sulla nostra via. E tutte le informazioni per devolvere il 5 per 1000 si trovano principalmente sul nostro canale Instagram. Benissimo, e poi sarà bello se andrete e seguirete questi concerti anche una foto, un hashtag e così condividere, sì, anche la vostra bella realtà. In chiusura volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Beh, ci siamo dimenticati una cosa importante nella nostra collaborazione con l'OZ, col cinema OZ, che noi, allora, un'associazione si compone normalmente dei soci effettivi, che nel nostro caso sono gli orchestrali, e i soci sostenitori, che sono tutte quelle persone che aderiscono al progetto in un'altra veste fondamentalmente. E questa nostra collaborazione con OZ vede la possibilità per chi è tesserato, sia come orchestrale sia come socio sostenitore, di avere accesso durante i nostri eventi alla proiezione dei film con un prezzo ridotto. Quindi quando noi, ad esempio, il 12 luglio faremo la Mission Impossible, ci sarà la possibilità per i nostri tesserati di appunto avere il biglietto con una riduzione, quindi tesserati. È un vantaggio. È un vantaggio, esattamente. Direi di sì. Ringraziamo i nostri ospiti, Mattia Petrogalli, presidente di Brixe Armonie, e poi anche Serena Zanetti, vicepresidente appunto di Brixe Armonie. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per un attimo, a tra poco.